Buonasera e benvenuti all'accorciato appuntamento con il Fatto. Focus su un tema di indubbia rilevanza, l'importanza della prevenzione e della vaccinazione antinfluenzale pediatrica come migliore strumento per la tutela e la protezione dei bambini anche a beneficio della salute pubblica. Ne parliamo, lo facciamo molto volentieri con due esperti, due medici, la dottoressa Marina Danese, direttore unità operativa complessa, servizio igiene, epidemiologia e sanità pubblica della ASL di Teramo. Buonasera dottoressa Danese. Buonasera. E con il dottor Enrico Gianzante, direttore unità operativa complessa, servizio igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell'ASL 1 Avezzano Sulmona, L'Aquila. Buonasera dottor Gianzante. Buonasera e grazie dell'invito. Per galanterie sarà d'accordo con me, Gianzante, possiamo cominciare con la dottoressa Danese, sì? Assolutamente, ci mancherebbe. Allora, dottoressa Danese, intanto una domanda, che stagione dobbiamo aspettarci proprio dal punto di vista influenzale? Dobbiamo aspettarci una stagione un po' intensa, diciamo, abbastanza vivace da questo punto di vista come casi. Come facciamo a dire questo? Questo perché guardando l'andamento dell'influenza nell'emisfero australe che precede la stagione influenzale nell'emisfero settentrionale, si è visto che i casi sono un'incidenza maggiore rispetto all'anno precedente. Quindi che cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare all'incirca, si stima, ovviamente è tutta una stima, si stima dai 14 ai 15 milioni di casi, quindi è un numero abbastanza rilevante. Chiaro che questi sono numeri che vengono considerati con coperture vaccinali basse. Se incrementiamo le coperture vaccinali, chiaramente l'incidenza diminuisce e diminuisce il rischio delle complicanze. Quindi rispetto all'anno precedente molto probabilmente avremo una maggiore incidenza. Perfetto, ecco, l'influenza nei bambini, dottor Gianzante, è una delle cause no, più frequenti di infezione respiratoria durante la stagione invernale, causa anche di ospedalizzazione. Ecco, perché è importante la prevenzione vaccinale anti-influenzale nei bambini e perché ogni anno è necessario ripeterla? Allora, è assolutamente indispensabile la vaccinazione per i bambini da 6 mesi ai 6 anni viene raccomandata. Nei bambini è molto frequente l'influenza, addirittura ha un'incidenza anche 10 volte superiore negli adulti. È importante non banalizzarla, spesso viene trascurata, ogni anno bisogna ripeterla perché ogni anno verranno fatte delle formulazioni del vaccino sulla base di quello che è il virus che si va diffondendo e questo ovviamente principalmente nell'emisfero australe, come ha detto la collega Danese. Quindi banalizzare assolutamente no, è importante vaccinare e va detto che tutti i nostri centri sono a disposizione. Noi cerchiamo anche di diffondere cultura in questo senso e di fare promozione. E ovviamente in questo ci attendiamo l'aiuto, ma questo sicuramente viene effettuato da parte dei nostri colleghi pediatri. Quindi diciamo che questa più che importante direi una misura fondamentale, siamo in perfetta consonanza. Dottoressa Danese, quali sono i vaccini anti-influenzali disponibili per i bambini? Ad esempio il vaccino spray nasale. Certo, abbiamo più tipi di vaccini che possiamo utilizzare nei bambini. Lo spray nasale è un vaccino vivo attenuato, appunto la formulazione, diciamo la somministrazione attraverso i puff nel naso, sono due puff a dose, una sola dose basta quando i bambini sono stati già vaccinati in precedenza e hanno meno di 9 anni, altrimenti deve essere ripetuta a distanza di 4 settimane. Il vaccino, lo spray nasale è un vaccino abbastanza maneggevole, diciamo anche un'altra cosa, i bambini come un po' tutti hanno paura degli aghi e in questo caso ovviamente non esiste la via iniettiva nello spray nasale.
Poi abbiamo due vaccini invece che vengono somministrati appunto a livello intramuscolare e sono vaccini inattivati, coltivati uno sulle cellule, l'altro sulle uova embrionate di pollo. Quindi sono tre vaccini che hanno delle caratteristiche diverse. Perfetto. Dottor Giansà, qual è l'offerta vaccinale in regione per i bambini, ad esempio, cioè, dove posso, ecco, nella fattispecie in particolare, dove possono andare per vaccinarsi? Allora, tutti i nostri centri vaccinali di tutta la regione sono ovviamente, soprattutto quelli pediatrici, disponibili anche con accesso libero per la vaccinazione contro l'influenza dei bambini. In particolare, voi sapete che la ASL 1 Abruzzo ha un'estensione territoriale enorme, abbiamo circa il 45% del territorio regionale. Abbiamo attivato ambulatori sia nella zona dell'Aquila, sia nella zona della Marsica, sia nella zona Peligno-Sangrina e abbiamo ampliato l'offerta cercando ovviamente anche di fare l'ingresso libero, altre volte il pomeriggio magari per appuntamento, ma abbiamo come ogni anno potenziato notevolmente quelle che sono le nostre strutture, ripeto, su tutto il territorio nostro provinciale, ma anche in ambito regionale, dalle riunioni che abbiamo fatto, c'è ampia disponibilità in tutti i centri vaccinali, particolarmente quelli pediatrici. Quindi diciamo così, Giazzante, per andare ancora più nel cuore del problema, diciamo che si invitano i bambini a recarsi solo nei centri vaccinali, no? Assolutamente sì, perché lì abbiamo personale esperto, personale fermato, assistenti sanitari, infermieri naturalmente, e dirigenti medici che conoscono perfettamente la materia e sono anche in grado di informare, di rassicurare e di indirizzare, soprattutto quelli che sono i genitori che a volte hanno dei dubbi, a quella che è una vaccinazione consapevole. Dottoressa Danese, proteggendo il bambino, no, proteggiamo anche le altre persone, ovvero i soggetti fragili, gli anziani e via dicendo. Sicuramente la vaccinazione nel bambino sano è fondamentale, come viene riportata nella circolare, tra le indicazioni della circolare ministeriale, la vaccinazione dei bambini da 6 mesi a 6 anni sani. Chiaramente anche i bambini che eventualmente presentano delle condizioni patologiche, oltre i 6 anni, ma anche al di sotto, i bambini sani, diciamo, è prioritario. Perché? Perché i bambini rappresentano un elemento di diffusione molto importante nella catena di trasmissione nella popolazione. Quindi i bambini hanno un periodo maggiore di diffusione, di eliminazione del virus, hanno una maggiore facilità di contrarre ovviamente l'infezione, sia perché vivono in ambienti chiusi, la stagione invernale, la frequenza della scuola materna, degli asili nido, quindi vivere in comunità. E rappresentano quindi un elemento che può diffondere ulteriormente e incrementare la catena di trasmissione rispetto alla popolazione. Quindi dobbiamo vaccinare per proteggere il bambino, ma per fare anche un intervento di interruzione della catena di trasmissione. Quindi i bambini sono un elemento fondamentale. Non dimentichiamo che nella fascia di età fino ai 5 anni le sindromi respiratorie acute sono la causa frequente di ovviamente di malattia, ma anche di ricovero ospedaliero. Addirittura nella popolazione generale si dice che il 40% delle sindromi respiratorie sono collegate all'influenza. Nel caso dei bambini, questa percentuale sale anche fino al 70%. Quindi, quali sono le fasce? Le fasce più deboli sono i cosiddetti soggetti fragili. I bambini dobbiamo considerarli in questo modo. Quindi, che cosa dobbiamo dire? Vacciniamo
bambini e nonni per far sì che tutti poi stiano in buone condizioni di salute. Assolutamente, siamo d'accordo con lei, dottoressa Danese, ricollegandoci a quanto da lei, diciamo, detto, affermato in questa ultima risposta. Volevo chiedere al dottor Giansanti, abbiamo detto inizialmente la premessa che l'influenza nei bambini è una delle cause, no, più frequenti di infezione respiratoria durante la stagione invernale, è causa anche di ospedalizzazione, bambini, con età inferiore ai 5 anni e in particolare quelli di età inferiore ai 2 anni vengono ospedalizzati e questo comporta un aggravio per le famiglie, ma anche per il sistema sanitario in generale, no, dottor Giansanti? Assolutamente sì, infatti, come ha detto la collega, per i bambini è una delle cause più frequenti di ricovero ospedaliero. Poi dobbiamo dire un'altra cosa, perché è importante vaccinare? Evitiamo questo, ma facciamo sì che anche quelli che sono i bambini che non possono essere vaccinati perché magari hanno delle immunodeficienze o delle malattie per le quali non è possibile sottoporli a vaccini, verranno a loro volta protetti da quelli che sono i compagni di scuola, i compagni di gioco. Nello stesso tempo, come ha detto anche la dottoressa, proteggeremo quelli che sono i nonni, proteggeremo le persone più deboli, eviteremo ricoveri ospedalieri ed avremo sicuramente un risparmio per quello che è il nostro sistema sanitario, che sappiamo essere abbastanza in sofferenza. Quindi vaccinarsi, la raccomandazione è sempre quella, noi lo diciamo ogni anno, bisogna vaccinarsi e bisogna vaccinarsi consapevolmente e senza paure, perché spesso vaccinarsi senza esitazioni, proprio perché bisogna essere consapevoli che l'arma migliore per contrastare le malattie, in questo caso l'influenza, è sicuramente la vaccinazione. Chiudiamo, dottoressa Danese, con un messaggio, non solo da professionista qual è lei. Cosa possiamo dire proprio a conclusione di questo focus sulla vaccinazione anti-influenzale pediatrica? La cosa che dobbiamo ribadire è che la vaccinazione è sicura, la vaccinazione ci protegge, quindi ha un'efficacia notevole, come ha sottolineato il dottor Giansante. È un atto individuale, ma è un atto di sanità pubblica, è un atto di consapevolezza che chi non ha possibilità di accedere alla vaccinazione per patologie, per situazioni di controindicazione, viene protetto di conseguenza. È un atto semplice, ci si può appunto rivolgere nei centri vaccinali che sono su tutta la regione, come ha già detto il dottore, disponibilissimi. Quindi è semplice, è facile, è sicuro, perché non farlo? Ci protegge non solo individualmente, ma come ho detto prima, interrompiamo la catena di trasmissione che è fondamentale, proteggiamo le persone fragili che non indirettamente, quindi vacciniamoci tutti quelli che hanno diritto a questa vaccinazione gratuitamente e sono le classi sono riportate nella circolare ministeriale, ma è una vaccinazione che va consigliata a tutta la popolazione, a prescindere dall'offerta gratuita e attiva. Gianzante, a chiudere, anche un messaggio da parte sua. È un atto d'amore individuale e collettivo. La vaccinazione significa volersi bene e voler bene. Perfetto, abbiamo dunque trattato un importante argomento, un importante tema, tra l'altro di strettissima attualità, l'importanza della prevenzione e della vaccinazione anti-influenzale pediatrica come migliore strumento per la tutela e la protezione dei bambini, anche, ribadisco anche, a beneficio della salute pubblica. Grazie ancora alla dottoressa Marina Danese della ASL di Teramo. Grazie, dottoressa. Grazie a voi dell'opportunità. E grazie ancora, un grazie sentito al dottor Enrico Gianzante dell'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila. Grazie dell'invito, grazie.
Grazie a tutti voi che ci avete seguito, appuntamento alle prossime edizioni de Il Fatto.